Martedì 2 marzo 2022, io e Gioele abbiamo deciso che il giorno dopo avrei raggiunto lui e i suoi amici a Milano per passare 24 ore tutti insieme. Ho conosciuto delle persone stupende e vi ho portati con me. Allora, quello che è un Meagle, quello della pasta, è quello di Udine. È quello di Udine, loro amico. Eravamo al bar, si gira una, ma quello della carbonara? Ma seriamente? Veramente? Sì. Ma lui lo riconoscono di continuo, prima. Prima. Ragazzi, sono con degli influencer, io mi elimino. Comunque siamo arrivati a Milano e sono arrivati a prendermi Gioele. Oh, dovete presentarvi, ragazzi. Ciao, sono Gioele, faccio video su TikTok. Ciao, sono Matteo, sono loro amico e non sono nessuno. Ciao, sono Ricky, in arte Ernig. Fai video su Meagle. Su Meagle. Come su Meagle. Dai, via, torniamo in mezzo. Andiamo. Ok. Serve una mano a portare la roba. Vuoi vloggare, vuoi darmi... Dammi il vlog. Ok. Vlogga Gioele. Oh, che bello, non devi tenere la videocamera. Ma non sta registrando? Ah, sì, sta registrando. Perché l'altra volta hai fatto la stessa cosa. Ti ricordi? Sì. Allora, passeremo 24 ore di fuoco a girare in questa fantastica city. Adesso andiamo da Starbucks Reserve. E io farò la beata tra gli uomini. Comunque adesso andiamo da Starbucks e riempiamo queste pagine. Questa è la scena più bella che vedrete in questo video. Sedia cinese. Dai, è la così. Andiamo. Era Starbucks. Io mi sa che prendo due pizzette. Mi ispirò un sacco questa pizza. Secondo te indovineranno il nome? La signora... Sì, Chiara. Lui forse... Non so come potrebbero scriverlo. Indovineranno il nome, lo scriveranno giusto? No, non prendo niente da bere perché sennò è un casino. Io ho preso due pizzettine e un succo perché sto morendo. Quanto hai pagato? Non mi ricordo. 9 euro. Oddio, ragazzo, sei... Ah, ok. Assaggiamo le pizzettine di Starbucks, vediamo. C'è uno va a Starbucks a prendere le pizzette. Mettimi a posto. Perché sa di cocco? Raga, non lo so. È un po' dolce, però vabbè, dai, fa niente. Mangiamo lo stesso. Loro stanno rimorchiando con airdrop. Solito. Airdroppano foto a gente a caso. Faccio vedere la foto che ti è appena arrivata. A Matteo è appena arrivata questa foto. Quindi si risponde con di che? Vediamo un po' chi sarà la o il fortunato. Gioele va. Lui va da solo. Non ha neanche le chiavi. Ah beh, a posto allora. Sta per fare una cosa incredibile. Sto facendo una cacciata. Mi segui? Se scivoli sui carriando lì. Sì, aspetta. Sì, no, io non ho parole, ragazzi. Mi è piaciuto. Meno male. Raga, io non ho parole. Basta, va bene così. Vorrò vedere questa cosa dal video perché non ho visto dal vivo. Mi accontenterò di quello. E sono passate solo tipo 2 ore. Beh, esatto, appunto. Vedremo cosa succederà in questa pazza giornata. Copertina time. È vero, facciamo qua la foto in copertina. Guarda, Modestamente, oh mio. Come facciamo a stare? Sono famoso adesso. Grazie. Andiamo a trovare una persona che non conosciamo. Andiamo. Non lo so, vengo introdotto da persone a caso ogni giorno da Gioele. Ecco. Lui è il mio plug di contatti. Okay. Io non conosco nessuno. È un manager. Io faccio espressioni. Esatto. Espressioni. Va bene. È un Meagle. Beh, andiamo da questa ragazza. Aspetta, 3, 2, 1.
Arbol, no, questo, questo signore ci ha appena fermato. Penso che sia tipo un influencer asiatico e perché sta facendo una live su Instagram. Bravi. Tutto? Mamma mia. Mamma mia, Camilla. Come si dice 16? Shliu. 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 Possiamo vedere due occhi, che colore è tuo? Azzurri. A noi non ci caga nessuno. Vai. Today I was about to score and exactly 30 seconds. Is everybody ready? Yeah! Sulle spalle. TikTokers sulle spalle. Oh, he's stealing. L'hai visto? Stealing. Ok. Va bene. Questo è il suo modo per dire alle persone di andarsi. Che parole. Più viene più in alto. Ma va. Guarda, mi devo piegare così per essere alto. Dai, che cattivo. No, ragazzi, mi sento. Sì. Vai, vai. Vai. Vabbè, mi fate da guardia del corpo. Allora, se oddio, guarda. 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 Ecco. Sembra tipo il videoclip di un tipo ragazzo. Ma anche tipo dei vlogger americani. Tipo, oh mio Dio ragazzi, che esatto. Cazzo è successo? Avete visto? Ciao, sai che birra bevono gli elettricisti? Alla spina, nell'acqua, corrente. Io quando stiro gioco a carte perché c'ho l'asse. I pesci fuori dall'acqua si acciugano. Io ho tanti in serbo, anche in croato. Iscrivetevi al canale YouTube e ascoltate le mie canzoni tutti i giorni, grazie. Ora facciamo l'house tour, ragazzi, siete in mutande? Ok, adesso vi mostriamo questa fantastica casa, loro mi hanno ospitato, sono stati dei tesori infiniti. Allora, questo sarà il mio letto, però noi non lo apriamo, va bene così, tanto sta a dormire e va bene così. Poi parte fondamentale di questa casa è questo separé che non sta in piedi. Ma io l'ho visto nella tua storia che era in piedi, no? Eh? Questo coso prima stavi. Sì, ma la terza volta che è caduto l'ho deciso di fare. Lasciamolo lì. Questa sedia. È perché eravamo in cinque, ci sono quattro sedie. Ma sei serio? Sedie. In uno dei video di un amico che ho caricato su Instagram sono io che ero su questa serie. Sto malissimo. Qua abbiamo la cucinetta. Che bello questo verde. La JBL, io vi amo. Io l'ho persa la mia, non so dove sia finita. Era rossa. Quanto è figo il lampadario? Da 1 a 10? 11. Ci tocca. Ma ci tocca. Bosco verticale, dietro c'è la torre Unicredit. Molto carino. Quello è uno che passa. Andiamo a farmi una doccettina molto rapida e poi usiamo a fare aperitivo, cena, tutto quello che dobbiamo fare in pratica. Ecco. Fate pure screen, prego. È la stanza dei ragazzi. E qua abbiamo il bagno. Caruccio, comodo, carino. C'è tutto quello che serve. Mega specchio. Un figo alla finestra. Gele ha messo il suo mega microfono, se sentite meglio è solo grazie a lui. Fammi vestire. Ok. Poveri bambini non possono più vedere questo video. No, lo sai vero che ingrandirò sulle tue faccia. Ma mettiamoci sul divano. No, no, noi vogliamo le cose così. Per terra. Mamma? Mamma. Allora, visto che Gioelino mi ha chiesto di portare cose skincare, vabbè che l'avrei portato lo stesso. Ok. Ho deciso di fargli un regalino. Grazie. E quindi abbiamo un bellissimo set siero più tonico. Oddio! 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 No! Ragazzi, scioccante! Allora, partiamo il tonico. Dal siero. No, devi partire dal tonico. Partiamo dal tonico, okay, però vedi che ci ho preso. Moisturizing skincare program.
Guarda che Claire's è un brand stra... Wow, quindi sì, grateful, ok? Grazie. Brava. Brava. Brava, brava. 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 Brava sei tu. Brava sei tu. Bene. Allora, praticamente prima tu ti devi detergere il viso con un detergente che ti va bene. L'acqua? No. Cosa lavi con l'acqua? Niente. Qua partiamo dalle basi. Successivamente devi applicare il tonico. Sì, bravo. Ok. Che è quello lì. Esatto. Se non si fosse capito, questo qui. Ah, esatto. Specifichiamolo. Una volta che hai applicato il tonico, uno, ti tonifica la pelle e amplifica il potere di ciò che applichi dopo. Bravissimo! Esattamente questo, il siero. Ci sono tanti tipi di siero e quello ce l'ho, la vitamina C, ce l'ho, la lancia. È la stessa. Ah, più vitamin C. Quello fa un sacco. Ecco. Lo metto a caso e quando lo metto fa. Ecco, lo capito. Metteremo. Ecco, tu mettilo qua, dopo il tonico giuro. E vedi che... Bene, hai apprezzato questi regali? Sì, grazie. E oltretutto, se avremo tempo e voglia, ho portato due maschere, ragazzi. Oh! Io li odio. Ti faccio vedere che sono, così mi insulti. Va bene, insultiamo tutti quanti, Gioele. Buona, sono fiera di voi, che ragazzi. Bravissimo, allora. Detergi il viso, poi metti. Quanto questa, sia maschera, tutto. Sia scrub. È una bomba questa. Ho preso pieno controllo del vlog. Va bene così. Amici di Astra, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere questa mousse in faccia a Gioele. Cioè? Il pubblico okay. Dietro. Wow, ti esatto. Posso vedere. Gioele. Ha fatto il ricciolino. Ma quanto ne metti? Prendete anche qua. Sui capelli. Non sui capelli. No, però non apposta, nel senso. Ma è pochissima, ragazzi! Vai, ma qua bisogna aspirare tutto a questi, oh! Come canta? Ma io direi ancora un po'. Sopra, no, non ho gli occhi! Occhi. Cazzo! Okay. Sta nevicando! Va bene! Si togli! Ma schifo! Bagno, sciacquarti! Corri, Gio! Noi ti seguiamo! Ah, vai dritto, tranquillo! Vai dritto! Bravo Nini, primo step fatto. Grazie. Ciao, mi sono impossessato della camera di Chiara. Ci siamo impossessati. Mentre lei in doccia. Cosa facciamo? No, scusa. Ah. Mettete like, commentate. Se vi piace questo video, iscrivetevi al canale di Chiara. Noi ci siamo docciati, sistemati. Matteo pesta la testa. E nel cadino. Gioele è lì. E adesso andiamo a fare una bella cenettina perché stiamo morendo di fame e sono tipo le 8:40. Raga, è arrivata la nostra super carbonara. Esatto, buon appe Ricky. Buon appe Matteo. E lui è il re della carbonara. Dai, mangiamo, cibo. Vai. Lui sta già mangiando, ma scusa. Mamma mia. È buona? Davvero? Oh, l'arancia. Davvero si sente, sì, l'arancia? Mangiala, dammi. Ok. Anch'io questo. Arriva dopo un po'. A me piace un botto. No! No, raga, no! No! Ci siamo, io e Matteo abbiamo appena finito di mangiare. C'è Gioele. Fa le foto con il suo idolo. Esatto. Che non sembra molto facile vedere loro, però. Però fa niente, è un dettaglio. Noi abbiamo mangiato, stiamo vagando per Milano, così, esatto, siamo andati in Corso Como, c'era un sacco di gente. Non ho parole. Noi ce le spacchiamo i coglioni e andiamo sull'altalena. Sarei su TikTok suo e un vlog suo, contemporaneamente, non ti piace questa cosa? Neanche a me, ciao.
Grazie. Ciao. No, no, no. No, no, va. Mira l'ho. Buongiorno amici. Sole. Più o meno. Il mio letto. Buongiorno. Ciao Niki. 8 e 29 e stiamo andando a fare colazione. E andiamo. Fa un po' freddino, ma... Ok, pochino. Buona colazione. Buona colazione. Già la seconda, questa è di turbino. Ok. Wow, che vista. Troppa luce per il modello. Oggi qua a Food 5 Stelle con Chiara. Che mangia anche il McDonald's. Però con vista. Però con vista, beh, apprezziamo. Ok. Abbiamo preso queste fantastiche frittelle perché siamo sotto periodo di carnevale. Vai, prima Ricky fa l'assaggio. Buono. Bene. Minghio. Buono. Oh. Buono. A lei non piacciono le cose. Ma è buona. Cos'era la frittella? Questa mattina ci siamo svegliati alle... Alle 7:30 era la sveglia. Ma ci siamo alzati alle 8. Aggio in diretta. Ah, mi tanto caldino. È caldino. È buono. 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 Panino durino caldino. Panino durino caldino. Buonino, eh? Buonino. Buonino. Aspetta. È troppo caldino? Oh. Oh. Ragazzi, stiamo mangiando. Ma ti fa così ridere la mia faccia, che ogni volta che mi inquadri ridi. Troppo Ricky, mi fai morire. Ricky ha preso un panino durino. Roast beef, rucola e salsa tonnata. Buono. Il panino durino di guerra. Esatto. Un panino durino da 7 euro. Mm. Soddisfatto, anche se la crema di zucchine rovinava un po' il tutto. Oh mamma. Quindi nel dubbio ne ho preso un altro. Giusto. Il numero 3. Ho pagato 5 euro. Ok. Che è uguale, però col cotto e crema di basilico. Ok. Io invece ho preso l'S lunga. Questi. Questi raga, perché volevo un panino mollino e non durino come loro. Mangiamo panino mollino freddino e l'S lunghino. Vediamo. Se non è buono, piango. E va bene. No, scherzo, sarà buono. Sembro tanto una criticona in questi giorni. In realtà mangio come un bue. Pienello. Perché... Buonino. Ragazzi, panino dell'Est Lunga approvato. Panino dell'Est Lunga, no, sandwich S lunga. Voto 10. Panino bruttino ma buonino. Va bene così. 1.5. Allora, giusto perché abbiamo appena finito di mangiare, adesso andiamo da Starbucks che ci raggiunge Virgic. Yeah! La conosceremo dal vivo. Guarda lui, okay. È arrivata! Eccomi! L'ho fatta! Io la panzona che non voglio mai uscire di casa. E invece è arrivata! Cioè, per noi, che non ci ha neanche mai visto, questo è un grande gesto. Come lei ha detto, ho visto via video. Una delle cose più belle dei social è proprio questa. Permette a persone anche distanti tra loro di potersi conoscere, creare delle belle amicizie. Il tempo è volato, ho conosciuto delle persone meravigliose. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi e vi mando un bacio gigante.